Oggi, sabato 21 settembre, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno raccontato a Verissimo le emozioni delle loro nozze. Sabato 14 settembre 2024, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono convolati a nozze e, oggi, 21 settembre, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, ha raccontato le sue emozioni il giorno delle tanto attese nozze. Verissimo, Teresa Langella sulle nozze con Andrea Dal Corso. Non è cambiato nulla, perché eravamo uniti già da qualcosa di più grande. Emozionati e innamorati, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono entrati nello studio di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 quanto sono stati felici il giorno delle nozze. Mi fa strano sentirmi chiamare signora Dal Corso. Ancora non riesco a dire mio marito, ha dichiarato l'ex tronista alla conduttrice. La coppia è convolata a nozze il 14 settembre nella cattedrale di Sorrento e a propostio del giorno della cerimonia Teresa ha raccontato: ero calma il giorno delle nozze, finché non è arrivata la lettera di Andrea e lì giù a piangere. La festa pre-wedding me la sono vissuta male, perché ha piovuto tutto il tempo e noi stavamo tutti chiusi dentro, mi hanno detto vivitela con il sorriso, però per fortuna è andato tutto bene. La notte prima delle nozze abbiamo dormito separati e io ho dormito con i miei genitori e ci siamo detti tutto ciò che provavamo, è stato bellissimo. Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver visto il video delle nozze dei due, siete fortunati, che bello il vostro amore. Anche Andrea Dal Corso si è emozionato e ha ammesso che vivere quel giorno è stato bellissimo. Avrei voluto che si fermasse il tempo, non volevo che passasse quel giorno. Verissimo, Teresa Langella e il rapporto con suo zio Lello e sua sorella. L'ex tronista ha raccontato di quanto abbia sentito la mancanza dello zio Lello, una figura molto importante per lei e la sua storia con Andrea, fin dal percorso a Uomini e Donne. Teresa Langella ha rivelato che all'epoca del dating show aveva eliminato Andrea e si era pentita di quella scelta improvvisa e dettata da sentimenti contrastanti. Dopo un'esterna avevo deciso di eliminare Andrea e per 3 giorni non ho avuto sue notizie. Allora ho chiesto a mio zio, come faccio? Voglio che lui torni, e mio zio ogni volta mi risponde facendo apparire una farfalla bianca per darmi una risposta. E dopo 3 giorni è arrivato un enorme mazzo di rose da parte di Andrea e vicino alle rose c'erano delle farfalle. Anche con sua sorella, Teresa è molto legata. Dopo il matrimonio mi ha detto sis, qui però c'è il tuo letto ed è vuoto. Ma io le ho risposto che ci sono sempre per lei e che non è cambiato nulla tra noi, deve solo chiamarmi e io corro da lei,